Seguo con preoccupazione le notizie giunte da Lampedusa, dove si contano altri morti. Lo scandalo dei migranti morti nel Mediterraneo torna a vibrare nelle parole di Francesco. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime e incoraggiare nuovamente alla solidarietà, affinché a nessuno manchi il necessario soccorso. L'appello è a prendersi cura degli indifesi, dei piccoli del mondo, come pure nelle famiglie, ovvero di quei figli che grande parte hanno avuto nell'odierna catechesi. Un figlio è un figlio, una vita generata da noi, ma destinata a lui, al suo bene, al bene della famiglia, della società, dell'umanità intera. C'è spazio nel discorso di Bergoglio, come spesso accade, per il ricordo personale, per la sua esperienza di figlio e del legame con la mamma. Mia mamma diceva di noi, eravamo cinque, dice, ma io ho cinque figli, ma quale è il tuo preferito? Ma io ho cinque figli come cinque dita. Tutti sono i miei, ma tutti differenti come le dita di una mano. L'amore dei genitori, che viene prima ancora della nascita del figlio, è esperienza dell'amore di Dio per noi, un amore che non ci abbandona mai. Fondamentale è il legame e il rispetto tra le generazioni, non solo a livello privato. Una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore. È una società destinata a riempirsi di giovani aridi e avidi, però anche una società avara di generazioni che non ama circondarsi di figli, che li considera soprattutto una preoccupazione, un peso, un rischio, è una società di pressa. Infine il silenzio cala su Piazza San Pietro quando Francesco chiede di rivolgere pensiero e preghiera ciascuno ai propri figli e genitori.